Lo aveva dichiarato il direttore generale dell'ASP Alessandro Caltagirone in apertura della tappa gelese del Salus Festival e ieri pomeriggio è arrivata la conferma ufficiale dal palco dell'Eschilo. Per la Bressi Unit ormai sarebbe tutto pronto. L'ASP ha già indicato lo staff medico che si dedicherà esclusivamente alla diagnosi e cura del tumore alla mammella. Una buona notizia che però deve essere solo un punto di partenza, secondo il dottor Giuseppe Di Martino, colonna portante dell'unità di senologia del Vittorio Emanuele. Dedicare dei medici per quanto riguarda la diagnosi e la cura del tumore alla mammella è importantissimo per avere una sopravvivenza del 18% in più. In tutti gli stati moderni ormai e anche in tutta Europa è obbligatorio avere delle eccellenze, dei reparti che possano dedicarsi a questo. Le lotte e le battaglie di Europa Donna, delle donne operate al seno, hanno dato dei frutti. Diciamo che bisogna attrezzarsi. Noi siamo stati individuati come uno dei centri, degli 8 centri in Sicilia. Naturalmente questo è un punto di partenza e non di arrivo, perché dobbiamo implementare questo centro con tutti i requisiti e potenziare quello che c'è. Abbiamo visto in questi anni tanti annunci, e naturalmente dedicare dei chirurghi a fare solo questo mestiere è importante, perché si può sicuramente lavorare con serenità, ampliare delle branche della senologia che sono state un po' sottaciute, come ad esempio la chirurgia plastica. Una donna che subisce un intervento anche di un banale quadrantectomia sicuramente deve avere un rimodellamento dell'altra mammella. Questo l'abbiamo fatto con le nostre forze, però vorremmo ancora di più dedicarci a questa patologia. Intanto Di Martino è stato individuato come miglior chirurgo al termine della manifestazione Laudato Medico, istituita da Europa Donna Italia in memoria dell'oncologo Umberto Veronesi. Il medico niscemese, da decenni impegnato in città e precursore delle cure contro il tumore al seno, è stato premiato insieme ad altre eccellenze italiane. Il riconoscimento arriva nel solco delle ricerche del professor Veronesi, che in vita ha voluto fortemente la fondazione, sostenendo la ricerca nel settore. Sono state tante le pazienti a votare Di Martino e a rendergli nuovamente omaggio per la costante attività svolta. Di Martino si è aggiudicato il prestigioso premio dopo averlo sfiorato lo scorso anno. L'anno scorso eravamo tra i finalisti e siamo arrivati terzi, ed è stato importantissimo per noi arrivare i primi, e concorrenti c'erano colleghi che hanno una mole di lavoro più ampio. Diciamo che c'era il collega dell'Humanitas di Milano, di Rozzano, il collega di San Giovanni Rotondo. Il fatto che i pazienti ci hanno visti come dei medici molto vicini e umani è stato importante, perché l'insegnamento del professore Veronesi era che uno può essere il più bravo chirurgo d'Europa, del mondo, ma se la terapia non viene accettata dalla paziente, tu non avrai un successo.